Nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi ci troviamo a San Felice al ristorante Ernesto e a fianco a me c'è un noto chef, ovvero Ernesto Russo. Ciao Ernesto, buonasera. Grazie per essere qui con noi in questa rubrica. Sì. Allora, tu sei diventato famoso, diciamo tra virgolette, si parla tanto di te in questo periodo perché hai organizzato la cena per i 20 anni del TG5. Sì. E noi vogliamo sapere, raccontaci questa esperienza, cosa hai preparato per i giornalisti. Ma praticamente noi ci ha chiamato il direttore Clemente Mimun per organizzare questa cena e abbiamo preparato tutti i crudi, carpacci, tartare, schiacciatine di gambero rosso, mozzarelle con rughetta, vari antipastini di tutto. Poi insieme al gruppo Cremonini, che è un gruppo molto importante a livello di cucina, abbiamo cucinato insieme alla Rich Bar di Fontana di Trevi e abbiamo preparato dei primi piatti con dei secondi di carne anche. Come hai trovato i giornalisti del TG5? Qualche chicca di gossip ce la puoi dare? Oh, sono tutti molto carini, simpatici. Mi sono divertito tanto, anche col presidente Silvio Berlusconi, insomma, mi ha dato una pacca sulla spalla, insomma, molto carino, simpatico. Ho capito. Tu, oltre al ristorante qui a San Felice, anche un ristorante a Roma, giusto? Diciamo, collaboro con un ristorante a Roma, faccio il manager, a Viale Parioli. Come ti è nata questa passione per la cucina? Quali sono stati i tuoi primi passi in questo mondo? Allora, io ho iniziato, io avevo 13 anni nei campeggi, ho lavorato in un campeggio, sempre ristorante, e poi sono arrivato a Sabato che avevo 16 anni, la mia prima tappa è stata Saporetti, insomma ho fatto un'esperienza di 6 anni da Saporetti e poi mi sono messo in proprio. Quali sono le tue specialità? A noi facciamo soprattutto pesce, quindi insomma facciamo le aste del pesce in base a quello che il mare dispone e noi cuciniamo. Quindi ad esempio questa sera un cliente viene qui, cosa trova nel menù? Il menù trova tutti gli antipastini di mare, l'insalatina di mare, le alici fritte, i vari carpacci, un po' di tutto in generale. Poi noi abbiamo una, diciamo, sia l'acquario che la mostra del pesce, quindi qui si viene da noi, la gente sceglie e noi cuciniamo. Ho capito, quindi da cuoco, puoi dare una ricetta magari a chi sta a casa, facile da cucinare però anche buona? Sì, guarda, possiamo dare una ricetta semplice da fare. Non so, io direi classico spaghetto alle vongole macchiato col pachino, che sembra facile ma non è facile, insomma. Ci vuole... Io non so cucinare tanto bene, quindi sono alle prime armi. Diciamo che è molto semplice da fare, però ecco, noi lo prepariamo così. Prepariamo in una teglia un filo d'olio extravergine d'oliva e mettiamo l'aglio. Quando l'aglio sta per rosolare, ci buttiamo le vongole. Appena le vongole stanno per aprirsi, ci mettiamo 7-8 pomodorini pachino. Spegniamo. Quando la pasta è pronta, mettiamo la pasta, amalgamiamo in padella tutto insieme, un filo d'olio a crudo e il piatto è pronto, insomma. 5 minuti. Che la bontà è garantita, ovviamente seguendo le tue istruzioni. Vedremo parlare un po' di televisione. Tu non solo hai preparato la cena per il TG5, ma lavori anche con loro nella rubrica Gusto. Sì, facciamo dei piatti per gusto. Abbiamo fatto più di 11 ricette nell'arco di un anno, ne faremo altri, insomma. Com'è la tua esperienza televisiva? Comunque la cucina va tanto in televisione, ci sono tanti programmi. Cosa differisce Gusto dagli altri programmi di cucina? Beh, Gusto è un programma abbastanza noto a livello di cucina perché non è che viene solo da me, ma va nei ristoranti di tutta Italia, insomma dal nord al sud. Noi abbiamo preparato, diciamo, più piatti rispetto agli altri perché, diciamo, siamo un punto di riferimento anche per questa rubrica. Quindi una rubrica un po' settoriale, anche più specifica magari, non ci si improvvisa. No, assolutamente. Comunque tutti i chef rinomati che tutti i chef rinomati, a me sono stati tutti i miei chef presenti nella rubrica, abbiamo fatto tanti piatti buonissimi. Insomma, speriamo di esserci ancora. Di continuare. Ma come si fa a diventare uno chef di livello come te? Quali sono i primi passi che magari consiglieresti ad un giovane? Ma guarda, io penso soprattutto che oltre ad essere bravo nella materia prima, devi avere un contatto particolare con le persone, che è molto importante. Che un locale di successo
dipende soprattutto anche dalla persona che rappresenta il locale. Non solo dei piatti che uno prepara, ma anche della personalità. Da tutto, certo. Io penso che sia fondamentale. E poi avere uno staff senz'altro che deve essere capace di fare quello che fa, lo deve fare con passione, non per lavorare basta. Quindi la passione, muove tutto. Sì. Okay, allora io direi di fare un brindisi a te e al tuo locale. E grazie per essere stato con noi. Grazie.